Ora vediamo il caso della interferenza in due dimensioni, prodotta per esempio da onde circolari che si propagano sulla superficie dell'acqua. Abbiamo due sorgenti che pizzicano l'acqua, quindi due punte vibranti, che generano una serie di fronti d'onda circolari. E vedremo che questo porta alla formazione di una serie di nodi e antinodi nei vari punti intorno alle due sorgenti. I nodi sono indicati con le lettere A, A1, A2, A3, A4 e così via, gli antinodi con le lettere B, B1, B2. È esattamente la situazione simile a prima, solo che prima era le due onde correvano lungo una dimensione sola, quindi in orizzontale, qui invece le onde corrono in due dimensioni perché i raggi appunto si propagano su tutto questo piano. Anche in questo caso ci sono quattro disegni, qui si vedono i primi due, gli altri due vengono dopo. E questi, perché quattro disegni? Perché ciascun disegno rappresenta il profilo globale delle due onde a intervalli di tempo pari a un quarto di periodo. Quindi questo è l'istante 0, questo è un quarto di periodo dopo e poi ci sono le altre due figure che arrivano fino a tre quarti di periodo, dopodiché aggiungendo un altro quarto di periodo si ritorna alla figura iniziale e inizia quindi un nuovo ciclo. Questo è il momento in cui vengono prodotti due fronti d'onda nuovi, sono questi due puntini rossi che si vedono qua, sono due fronti d'onda nuovi. Nel frattempo i fronti d'onda, che sarebbero le creste, cioè le zone d'acqua sollevate, che erano state create precedentemente, si sono allargati e sono diventati questo cerchio, questa circonferenza e quest'altra. Il fronte d'onda, cioè la cresta ancora precedente, si è allargata nel tempo e è diventata questa e quest'altra. Invece le circonferenze di colore nero sono i ventri, cioè le zone dell'acqua, i punti dell'acqua che sono abbassati rispetto al livello medio. E infatti abbiamo un'alternanza di cresta, ventre, cresta, ventre, cresta e lo stesso nelle altre figure. Invece le circonferenze grigie sono quelle che non sono né sono i punti dell'acqua né sollevati né abbassati, quindi quelli che stanno sul livello medio dell'acqua. Se volessimo vedere di profilo, immaginiamo che questo sia il pelo dell'acqua, quindi cambiamo il punto di vista, immaginiamo che guardiamo di profilo, avremmo qui la cresta, qui un punto che sta esattamente sul pelo dell'acqua, qui un ventre, qui pelo dell'acqua, cresta, pelo dell'acqua e così via. Ora, in questa prima fotografia, che cosa vediamo? Vediamo che laddove si incrociano, si intersecano due circonferenze rosse, come per esempio nel punto B4 o nel punto B1 o nel punto B2, là si sommano gli innalzamenti dell'acqua perché si sommano due creste. Invece, dove si incontrano due circonferenze nere, come per esempio B3, là invece si sommano due ventri, quindi si crea uno sprofondamento doppio del punto dell'acqua. Dove invece si incontra una circonferenza rossa e una nera, vuol dire che si incrocia in quel momento, si sovrappone una cresta e un ventre, quindi il punto non si alza né si abbassa dal livello medio dell'acqua. Facciamo passare un quarto di periodo e vediamo che questo fronte d'onda, che era un puntino, adesso è diventato questo cerchietto e tutte le circonferenze di prima si sono allargate di un quarto di lunghezza d'onda perché è passato un quarto di periodo. Per esempio, questo fronte d'onda, questa cresta, si è allargata di un quarto di lunghezza d'onda e da qui, che era la posizione precedente, la sua posizione precedente è passata qui e lo stesso fa per esempio questo ventre che passa da questa circonferenza a una circonferenza di un quarto di lunghezza d'onda più larga. Ora, su questa nuova fotografia appunto che descrive la situazione un quarto di periodo dopo, andiamo a vedere che succede nei punti individuati prima. Per esempio, il punto B4. Punto B4 adesso è sede di intersezione tra due circonferenze grigie dove l'acqua rimane a livello normale. Quindi qui era sollevato il punto B4, qui invece torna a livello normale.
B3, qui era sprofondato, intersezione di due ventri, e qui invece torna a livello normale, intersezione di due grigi. Ora proseguiamo con un altro quarto di periodo e vediamo che i fronti d'onda si allargano ancora di un quarto di lunghezza d'onda e poi un quarto di periodo dopo si allargano ancora di un quarto di lunghezza d'onda. E che cosa vediamo? Vediamo che il punto B4, che era a livello dell'acqua normale, adesso si sprofonda perché nel punto B4 arrivano due ventri, mentre il punto B3, che era a livello normale, adesso si innalza perché arrivano due creste. E infine, nella foto successiva, abbiamo il B4 che si era innalzato, che ritorna a livello normale, due intersezioni di grigie, e B3, no, il B4 si era abbassato e sprofondato, invece il B3 che si era innalzato torna a livello normale anche lui. Andando a scegliere un punto, per esempio il punto B4, e osservandolo in tutte le fotografie, vediamo che questo punto B4 qui è innalzato, due creste, poi torna a livello normale, poi sprofonda due ventri. E poi torna a livello normale, che vuol dire che ha oscillato, ha fatto un'oscillazione completa. Innalzato, livello normale, sprofondato, livello normale. Dopodiché è finito un periodo e si ricomincia da qui. Innalza, si innalza, livello normale, sprofonda, livello normale. Quindi che cos'è B4? È un antinodo, è un punto che oscilla su e giù. La stessa cosa fa B3, anche se lo fa alternato rispetto a B4. Infatti B3. E qui è sprofondato, B4 era sollevato, quindi sprofondato, livello normale, B3 stiamo parlando, si solleva, intersezione di due creste, e livello normale. Quindi anche B3 è un punto che oscilla, quindi è un antinodo. Oscilla però in controfase rispetto a B4, comunque è un antinodo. Se andiamo invece a vedere i punti contrassegnati con la lettera A, per esempio A1, vediamo che A1 è un nodo. Da che lo capiamo? Perché qui si incrociano rosso e nero, vuol dire cresta e ventre, quindi il punto A1 non si solleva, ma rimane a livello normale e né sprofonda, perché è l'intersezione di cresta e ventre, che annullano i loro effetti. Poi, un quarto di periodo dopo, A1 è l'intersezione di due grigi, quindi due livelli normali, rimane a livello normale. Poi, di nuovo, qui è un'intersezione di cresta e ventre. E di nuovo A1 rimane quindi a livello normale perché i due effetti si annullano e di nuovo rimane a livello normale anche nell'ultima fotografia perché è l'intersezione di due livelli normali. Quindi A1 non si è mosso, non è mai né salito né sceso dal livello normale. Si può ripetere lo stesso discorso per tutti gli altri punti A2, A3, A4, quindi i punti A sono tutti nodi, i punti B sono tutti antinodi. E come si fa a riconoscere se un punto qualsiasi dell'acqua è un nodo, è un antinodo o nessuno dei due? Potrebbe anche essere nessuno dei due, per esempio un punto qua in mezzo non è né nodo né antinodo. Come nel caso delle onde che si propagavano soltanto in orizzontale in una dimensione, anche in questo caso delle onde bidimensionali il criterio è sempre quello, cioè bisogna calcolare quanto è lungo il cammino che fa l'onda, per esempio, di sinistra per arrivare, non so, diciamo nel punto, per esempio, B4, quindi quanta strada fa per arrivare in B4, quanta strada fa invece l'onda che parte da quest'altra sorgente per arrivare in B4, quindi calcolare i due cammini e la differenza di cammino, cioè fare la sottrazione. Se questa differenza di cammino è un multiplo intero della lunghezza d'onda, allora B4 è un antinodo. Se invece la differenza di cammino delta è un multiplo intero della lunghezza d'onda più una lambda mezzi, cioè mezza lunghezza d'onda aggiuntiva, allora è un nodo. Se invece non è nessuna delle due condizioni, non è né nodo né antinodo. Facciamo il calcolo per verificarlo. Qual è la distanza, per esempio, di B4 dalla prima sorgente? È 1, 2, 3, 4, quindi una lunghezza d'onda. Del resto, qui lo riconosciamo dai colori. Rosso, rosso è una lunghezza d'onda e un'altra, quindi sono due lunghezze d'onda. Invece,
la distanza dall'altra sorgente è una lunghezza d'onda. Quindi abbiamo la prima onda che cammina per 2 lambda, la seconda onda cammina per 1 lambda, la differenza di cammino è 1 lambda, quindi un numero intero di lunghezze d'onda. Ecco perché un numero intero di lunghezze d'onda non crea lo sfasamento e quindi il punto B4 è un antinodo, perché non si crea l'interferenza distruttiva ma costruttiva, proprio perché la differenza di cammino è una lunghezza d'onda. Invece, se noi prendiamo un nodo come può essere per esempio A6 e calcoliamo la differenza dei cammini, troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi sono 8 lambda quarti, del resto è ovvio che sono 8 quarti lambda, sono 2 lambda, eccolo, no? Si vede anche dai colori, dal rosso al rosso al rosso sono 2 lambda, una lambda, 2 lambda, quindi questi sono 8 quarti lambda. L'altro cammino, cioè il cammino che fa l'altra onda per arrivare in A6, è di una lunghezza d'onda più mezza, quindi la prima onda fa 2 lambda, la seconda onda fa una lambda e mezza. La differenza di cammino è mezza lambda, è quella mezza lunghezza d'onda a produrre l'interferenza distruttiva che appunto rende questo punto A6 un nodo, lo rende un nodo. In conclusione, la regola è la stessa delle onde unidimensionali, e cioè i punti B, che sarebbero gli antinodi, i punti di massima oscillazione su e giù, sono caratterizzati dall'avere una differenza di cammino, cioè le onde per arrivare nei punti B percorrono cammini la cui differenza è un numero intero di lunghezze d'onda e fanno interferenza costruttiva perciò. Invece i nodi, i punti chiamati A, che proprietà hanno? Che la differenza di cammino, cioè le due onde per arrivare in un nodo, percorrono cammini che differiscono. Quindi la loro differenza è un numero dispari di mezze lunghezze d'onda, come abbiamo visto prima.